però anche un fatto che mi lega a questa straordinaria città, che non sono i 40 gol, che sono importanti. Li metto da una parte perché ho una storia da raccontare alla gente di Bari Canese. Sicuramente quello che mi ero prefissato nella vita, alla fine, con grandi sacrifici, con grandi sforzi, senza aiuto di nessuno, l'ho raggiunto. Certo, ognuno di noi vorrebbe fare sempre di più quello che ha fatto. Poi io mi ritengo soddisfatto. Il mio sogno, come credo il sogno di tutti i bambini che approcciano a giocare al calcio, è quello di diventare calciatore. Io innanzitutto mi dedicavo allo studio perché avevo una famiglia bellissima ma nello stesso tempo rigida, perché il calcio era un divertimento, lo studio era un obbligo. Poi è normale che, cominciando a fare dei profili del settore giovanile, lì il treno comincia a passare un pochettino diversamente. Mi sono dedicato un pochettino perché ero strasicuro, se con molta modestia, di riuscire a fare quello che io avevo fatto. Mi sento in dovere di ringraziare tutti i club, perché credo che in ogni città dove sono andato ho cercato di onorare la maglia. Io credo che il giocatore, anche se indossa la maglia solamente per un giorno, un mese, un anno, la debba rispettare per l'affetto e l'amore che i tifosi gli danno al calciatore, perché il calciatore senza l'amore e il sostegno dei tifosi non diventerebbe quello che siamo diventati, insomma, un po' tutti, perché da soli è anche difficile. Però, come penso tutti i calciatori che girano da centravanti di strada, poi trovi quelle sorprese, quelle ciliegine sulla torta che ti lasciano qualche cosa dentro indelebile che tu ti porterai per tutta la vita. Ed ero, lo portò dalla Colombia, ci abbiamo messo 3-4 mesi per capirlo bene, e quindi facevamo, invece degli allenamenti, facevamo le esercitazioni al trenino. Il primo gol che feci io, non mi ricordo se era a Padova, io mi misi davanti e praticamente sbagliammo le posizioni dietro e mi ritrovai tutti attaccati al sedere. Io non mi segno più perché a preoccuparmi, poi invece con le mani, le gambe. Piano piano siamo andati, però Guerrero ha portato un'innovazione bella, vedere la curva che faceva avanti e indietro col trenino, andare a prestare, andare contro Guerrero, raccontare la prima cosa del trenino, ha dato uno spunto sicuramente per questo. Beh, siamo con Ciccio Lepore, storico capo degli Ultras, amato da tutta la curva. Ciccio, abbiamo avuto il Cobra qui, l'abbiamo alle nostre spalle, grandi emozioni che abbiamo provato lì dalla balconata. Che emozioni provi oggi? Con Sandro, uno di quei calciatori che abbiamo, diciamo così, trattenuto sempre rapporti di amicizia e di stima. Stima soprattutto perché scindevamo, noi tifosi soprattutto, l'amicizia, la loro amicizia con le loro prestazioni in campo, erano due cose diverse, quindi anche quando loro non giocavano secondo i nostri canoni, non avevamo naturalmente peli sulla lingua nel parlarci e dirglielo. Poi soprattutto i gol di Tovalieri, la coppia Protti-Tovalieri ci ha emozionato tantissimo, quindi rivedere poi l'attaccamento che lui dopo tanti anni ha nei nostri confronti è una bella emozione. È un attaccamento reciproco, la città di Bari nei confronti di questi due calciatori è uno di quei rapporti che secondo me dureranno per sempre. Igor e Sandro hanno rappresentato una bellissima, abbiamo vissuto dei bellissimi anni con loro. Questa sera è stata l'ennesima, abbiamo avuto l'ennesima possibilità di ricordarci anche trasferte su campi come San Siro, dove il Bari e i nostri colori sono usciti vincitori, grazie anche a loro. Tre gol al Milan, tre gol all'Inter, ci siamo divertiti. Ci ha fatto godere. Senti, dalla curva sappiamo che non si vede tutto, siamo girati, quindi non è proprio l'ideale. Il gol più bello che ricordi di Sandro? Sono... Per me ogni gol è sempre bello. Quello che mi ricordo che mi è rimasto impresso sono stati i gol che non a Bari ma a Milano con l'Inter, la prima vittoria, Godur. La prima Godur. Poi il ritorno a Bari, immagino.
È stata una festa, il calcio è quella, una potenzialità enorme, ti fa cambiare umore, ti fa cambiare, ti fa dimenticare qualcosa che magari in quel momento ti prende, è una medicina, insomma, un'ottima medicina. Senti, il Bari di quest'anno che emozioni ti sta dando? Il Bari di quest'anno al momento è ancora, chiamiamola così, una creatura che si sta formando. Ci sono quelle prestazioni di Crotone e Terni, soprattutto Terni, dove ti fanno venire qualche dubbio. Sembra che ultimamente abbiamo intrapreso un'ottima marcia e speriamo di continuare così. Okay, ti ringrazio e sempre forza Bari. Sempre, forza Bari. Beh, con Michele Salomone, il telecronista del Bari, il mitico, le emozioni con Tovalieri che ci ha intrattenuto qui con la sua solita... Beh, una doppia emozione, voi perché siamo a lui fortemente legati sul piano umano, perché è uno dei calciatori che è rimasto in contatto con la città, anzi che non è un caso insomma che sia venuto a presentare il suo libro proprio a Bari. È una città che porta nel cuore, sulla copertina c'è la sua immagine, lui ha giocato con 11 società però indossa la maglia del Bari nella copertina, quindi questo è significativo. E poi perché io ho raccontato, ho avuto la fortuna di raccontare tutti i suoi gol, quelli importanti, quello bellissimo segnato al Genoa, e li ricordo, non dico ad uno, ma sicuramente il gol per esempio a San Siro contro l'Inter, dove il Bari non aveva mai vinto. E nel 94, il 16 ottobre del 94, il Bari vinse per 2-1 contro l'Inter. È chiaro che restano nella carriera di un giornalista come me dei momenti fondamentali, e per cui poi riviverli insieme a lui, parlarne, chiacchierarne, credo che sia davvero un'emozione particolare. Poi dopo tanti anni l'affetto rimane lo stesso con Protti, Tovalieri, con questi giocatori che veramente ci hanno messo il cuore. Ma guarda, io devo dirti la verità, tranne qualche rarissima eccezione per fortuna, con tutti i protagonisti della storia del Bari sono rimasto in buoni rapporti, anche con chi ho avuto magari dei momenti di difficoltà nel rapporto, anche perché io faccio un lavoro, quello di giornalista, che se viene fatto in un certo modo è chiaro che provoca dall'altra parte qualche momento di irritazione, qualche momento di scontentezza, no? Però poi alla fine, tranne, ripeto, qualche rarissima eccezione, tutti quando sono andati, anche con Sandro Tovaglieri, ci sono stati dei momenti, gli ho fatto delle critiche che lui non ha gradito, però quando è andato via da Bari ha riconosciuto in me l'onestà intellettuale di quelle critiche che gli avevo fatto, e quindi alla fine abbiamo mantenuto un ottimo rapporto, e quindi credo che insomma questo sia la base sempre di tutto. Perché si tratta di persone intelligenti. Beh sì, Sandro, tra l'altro io non l'ho ancora letto il libro, devo essere sincero, però mi hanno detto che parla più della sua vita, quella familiare, che della sua vita da calciatore. Questo sì, viene fuori l'aspetto umano dell'uomo. Molto, ma molto importante. A me piace tantissimo, perché io privilegio sempre l'uomo sul professionista. Per me viene prima l'uomo e poi il professionista, perché se si è, non dico grandi uomini, ma se si è uomini validi, si è poi anche dei professionisti validi. Il motivo per cui molta gente ama te. Grazie, troppo buono. Ma io sì, io credo che sia un filo conduttore, un codice genetico che mi è stato trasferito dai miei genitori, cioè quello di essere prima di tutto, cercare di essere una persona seria. Se si è seri nella vita di tutti i giorni, lo si è anche nelle cose professionali, che si faccia il calciatore, che si faccia il giornalista, che si faccia l'editore, che si faccia l'edicolante, non ha importanza. Però se si è delle persone serie, si riesce alla fine ad avere ragione anche nella propria professione. Perfetto, ti ringrazio. Grazie a voi, ciao. E dulcis in fundo abbiamo lo storico del Bari, il professor Gianni Antonucci, che non poteva mancare. Diciamo un appassionato del Bari, lo storico, ci possono essere tanti altri pure più bravi di me. Io cerco di sfruttare ancora la memoria che il Padre Eterno mi ha segnato. Beh, una memoria formidabile. Per esempio nel 1934 la prima partita di campionato quale fu? Nel 1934 noi giocavamo ancora al vecchio campo degli sport, tant'è vero che poi verso ottobre, anzi esattamente il 16 dicembre 1934, esordimmo al campo, al nuovo stadio, contro la Comense e vincemmo 3-1. Il primo gol fu di Masera. Ecco, quindi altro che me vai. Non sbagliamo assolutamente.
qui abbiamo Sandro Tovalieri, che è stata una bandiera e rimarrà per sempre nei nostri cuori. 40 gol soltanto in campionato, poi ci sono quelli di Coppa Italia, le amichevoli e così via. È stato uno dei migliori giocatori avuti dal Bari, forse il più affezionato quando sono andati via, perché altri non hanno avuto lo stesso rendimento, fra virgolette rendimento, di affetto nei confronti della città. Tieni presente che questo giocatore, quando è arrivato a Bari e si presentò da Lazzaroni, che era il tecnico del Bari, tutti quanti a Bari, Codi è corto, ci siamo pigliando, Codi è Tovalieri, ma Codi viene da una squadra fallita, come andiamo? Tovalieri è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A con Materazzi, e dirò di più, che quando lui stasera ha parlato di avere come compagni, oltre a Protti, c'era Barone, grande regista, e soprattutto Gautieri, io ti posso dire una confidenza che molti sanno ma che non scrivono, che un giornalista che oggi per fortuna non scrive più, quando Regalia portò questi giocatori a Bari, disse: chi ha portato questi giocatori dovrebbe essere intelligente da andare da un psichiatra. E immagini, andiamo in Serie A. Punto. Ecco perché certe volte uno non si deve mai sbilanciare. Io per esempio anche per televisione non condivido le telefonate, perché ognuno può dire tutto quello che vuole, invece parliamo come ne stiamo parlando noi due, e parleremo e potremo chiarire tante cose. Ma se io devo fare il professore o addirittura il tecnico per telefono, non mi sta bene. Stiamo cercando di capire quali possono essere stati i gol più belli di Sandro Tovalieri e anche di Igor Protti, questa coppia gol. Beh, questo di Tovalieri per me sono stati quelli fatti, uno a Milano e due a Roma con la Lazio, e poi molti anche a Bari, soprattutto nella partita con il Verona del giorno di Pasqua del 1994. Il Protti è quello che generalmente viene anche, direi così, in tutte le copertine, quello contro la Cremonese, quando due volte respinse il portiere, due volte lui si girò e da lontano fece gol del 2-1. Questi sono, poi naturalmente Protti ha fatto una rovesciata eccezionale a Bergamo quando vincemmo in Serie A con una sua splendida rete, vincemmo 2-1 a Bergamo contro l'Atalanta. Questi sono proprio i gol migliori. Però ce ne sono tanti altri che naturalmente hanno fatto storia. Facendo una classifica che è sempre un po' antipatico, tra i giocatori che più sono rimasti nel cuore così dagli inizi in questi 100 anni di storia del Bari, chi possiamo mettere? Sono assai, perché ognuno ha il suo idolo a secondo come dire, il periodo, a secondo l'epoca. Quindi ci sta quello che ha oggi 40 anni e magari si è affezionato a Tovalieri. Io posso essere affezionato a Maestrelli, posso essere affezionato a Costantino, posso essere affezionato a Cesarino Grossi, come il mio nipote può essere affezionato a Barreto. Questa è la verità, non è che bisogna dire chi sono i più... A secondo l'epoca si hanno le preferenze. Però Bari rimane sempre nel cuore. Bari è una città eccezionale da un punto di vista, se parlassero di meno e se ci fossero quei 4-5 che rovinano sempre la festa, sarebbe una città ideale con una tifoseria super ideale. È stato gentilissimo, la ringrazio. Ciao. Il cobra è un animale implacabile che non perdona, soprattutto sotto gol. E il nostro cobra è Sandro Tovalieri. Grazie di essere qui. Grazie a voi, è un estremo piacere presentare il libro, la mia prima uscita nella città che ti ama tantissimo. E io amo di più. Coppia Protti-Tovalieri ci ha fatto sognare. Qual è il ricordo più bello di quel periodo? I ricordi sono tanti, lasciarne solamente uno solo...
sarebbe una mancanza di rispetto per gli altri ricordi, quindi è un legame di emozioni, di ricordi indelebili che me li porterò nel cuore per tutta la vita. Senti Sandro, è un libro che fa trasparire il tuo aspetto umano, quindi è più di un libro, il solito libro dei calciatori. Cosa possiamo trovare in questo libro? È un aspetto che magari il tifoso non conosceva, perché conosceva solo il calciatore. Si troveranno delle emozioni forti della vita umana, della vita, dei dolori che mi ha riservato la vita, come la morte di mia moglie, di aver fatto crescere due ragazzi 13 e 15 anni da solo senza la mamma, che è una figura importante, quindi sono stati momenti duri che vanno al di là del calcio, quindi sarebbe stato facile descrivere solamente i gol. Questo è un'autobiografia che racchiude i miei 50 anni di vita calcistici e umani. Una lezione di vita anche per gli altri, per coloro che leggeranno. E spero che sia un messaggio, perché la vita poi ci riserva anche delle sorprese negative. Dalle sorprese negative dobbiamo sempre tirare fuori il meglio di noi stessi, specialmente se si hanno i figli, e di andare avanti, perché credo che poi le persone che vengono a mancare avrebbero dispiacere a vederti magari piangere o soffrire, e vorrebbero sorridere, e così sorridono anche loro. Una maglia biancorossa sempre nel cuore, l'hai messa in copertina, vero? Questo hai detto tutto te, quindi 12 magliette indossate, cioè quella rappresenta tutto. Ti ringrazio. Grazie a voi, saluto ai tifosi del Bari. E forza Bari. Sempre. Il messaggio di chiusura è quello di ringraziarvi, veramente, perché come abbiamo detto all'inizio, rappresentare 12 maglie e scegliere questa maglia sulla copertina mi fa capire l'amore e l'affetto che io ho per questa tifoseria, a cui mi hanno lasciato delle cose straordinarie. Il Tour de France è iniziato oggi, e la prima manifestazione l'ho fatta proprio desiderando io farlo a Bari, quindi l'accoglienza è stata molto calorosa, e veramente non so come ringraziarvi. Io vi abbraccio, vi bacio a tutti, vi voglio sempre bene, sarò sempre un grandissimo tifoso del Bari finché morte non ci separi. Se vi piace, grazie a tutti, Sandro vi aspetta.